tra poco. Sul canale 17 di Fano TV, l'informazione locale. Contro frontale a Centinarola, muore bambino di 8 anni. Bandito solitario rapina una farmacia fanese armato di cacciavite. Dopo aver preso i soldi in contanti, ha chiuso le dipendenti dentro un bagno. Situazione sempre più drammatica al porto di Fano. Vongolare rimaste incagliate all'imboccatura a causa del fango. Buonasera da Occhio alla Notizia. Apriamo il telegiornale dandovi appunto i ragguagli per un incidente che è avvenuto a Centinarola poco dopo le 19 di questa sera sulla strada comunale della Selva. Sul posto abbiamo la nostra inviata Simona Zonghetti che ci dà le delucidazioni e ci dice che cosa sta accadendo in questo momento e quali sono i particolari che si riescono a sapere in questi momenti così concitati. A te Simona Zonghetti. Sì Lino, proprio come dicevi tu, un incidente mortale è accaduto intorno alle ore 19 nella strada comunale della Selva, la strada che collega Fenile a Centinarola di Fano. A perdere la vita è un bambino fanese di 8 anni. Secondo una prima ricostruzione pare che padre e figlio a bordo di uno scooter giallo stessero proseguendo dietro un'autovettura in direzione Centinarola, quando ad un certo punto l'uomo ha perso il controllo del mezzo finendo sotto un trattore che sopraggiungeva invece dalla parte opposta. Secondo un'altra versione lo scontro è stato frontale, quindi poi nelle prossime ore riusciremo ad avere maggiori informazioni. Il padre è stato soccorso dal 118 e trasportato in ospedale, ma non dovrebbe essere in gravi condizioni. Per il bambino invece non c'è stato nulla da fare, non ce l'ha fatta ed è morto sul colpo. Sul posto ci sono i vigili del fuoco e la polizia municipale che ha chiuso la strada al traffico. In un primo momento è stata allertata anche l'eliambulanza che poi era entrata a Torrette di Ancona appunto perché non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del piccolo. Piccolo che si trova ancora sotto il mezzo pesante perché le forze dell'ordine e i pompieri stanno attendendo l'arrivo del magistrato. E per ora è tutto, ti restituisco la linea. Grazie Simona Zonghetti per il tuo reportage. Naturalmente se ci saranno ulteriori ragguagli su questo incidente li inseriremo nel nostro portale occhioalanotizia.it. Noi intanto continuiamo con il nostro telegiornale. Una rapina a mano armata è stata messa a segno in una farmacia di via Negusanti a Fano. Un uomo a volto coperto è entrato e ha minacciato le due dipendenti prima di farsi consegnare il bottino e poi le ha chiuse in un bagno. Vediamo il servizio di Simona Zonghetti. Sono stati minuti di paura quelli vissuti stamattina da due dipendenti della farmacia Rinaldi in via Negusanti a Fano. Intorno alle 12.30 un uomo alto circa 1,80 m con il volto coperto da un berretto invernale e uno scaldacollo si è introdotto all'interno dello stabile con un cacciavite in mano. Di scatto si è avvicinato verso una di loro che in quel momento era sola dietro al balcone e poi puntandole l'arma contundente le ha ordinato di aprire la cassa di consegnazione tutto il denaro. Non soddisfatto, l'ha intimata di aprire il secondo cassetto che era vuoto e di portarlo alla cassaforte vicino al magazzino dove si trovava la collega. Il rapinatore, che secondo le vittime era un italiano, prima di scappare con un bottino di qualche centinaia di euro li ha chiusa a chiave dentro il bagno. A quel punto hanno iniziato a gridare. Per fortuna poco dopo un cliente che era entrato in farmacia ha sentito le grida ed è andato in loro soccorso. Chiamate le forze dell'ordine. Le donne illese hanno sporto denuncia. Ora sul caso indaga la polizia di Fano.
E spostiamoci a Urbino, dove la polizia ha tratto in arresto due marocchini, rispettivamente di 35 e 36 anni, di cui uno pregiudicato, poiché colti in flagranza di reato per detenzione di stupefacenti. Durante la perquisizione nella casa dove si trovavano i due uomini, gli agenti hanno rinvenuto oltre un chilo di hashish suddiviso in 11 panetti, nascosti all'interno di un'abitazione vicina, utilizzata come deposito e risultante sfitta. Sono stati ritrovati oltre 500 euro ritenuti provento dell'attività di spaccio della giornata precedente. Entrambi i marocchini sono stati condotti nel carcere di Villa Fastigi. E continua quella che è una vera e propria agonia del porto di Fano, un'emergenza. Questa mattina due barche sono rimaste bloccate nei fanghi. Il consigliere regionale Mirko Carloni è andato di persona a constatare la situazione e ha depositato in regione una interpellanza urgente. Vediamo. Ennesimo episodio che ha finito con il sollevare polemiche e malumori al porto di Fano, dove questa mattina due vongolare sono rimaste bloccate nei fanghi riportando danni alle imbarcazioni. I pescatori che ci hanno segnalato la vicenda tornano a richiamare l'attenzione sul problema del fondale insabbiato e sull'esigenza di un dragaggio tempestivo e radicale. Come succede tutte le mattine quando siamo in mare, abbiamo sempre il problema dell'insabbiamento del porto, che bisogna pulire tutto l'impianto di raffreddamento, così di creare danni ai motori. Una vongolara stamattina si è bloccata nell'entrare in porto, no? Poi un'altra barca è andata a trainarla, ma non ce l'ha fatta, ha fatto i danni. Poi c'è andata un'altra barca, sempre con una corda un po' più grossa, gira di qua, gira di là, alla fine ce l'ha fatta uscire, però ha preso la cima dopo anche nell'elica. E dopo, senza i danni che ha fatto nel motore, nell'impianto di raffreddamento. Qua dove abbiamo noi le vongolari, lì c'è rimasto solo di mettere su delle panchine e mettersi a sedere, perché lì c'è proprio la sabbia. Sul posto anche il consigliere regionale di Area Popolare Marche 2020 Mirko Carloni, che è voluto andare di persona a verificare la situazione. Non possiamo aspettare la tragedia, ha detto Carloni, che ha presentato in regione un'interrogazione urgente. Quello che è successo questa mattina è gravissimo e mette a repentaglio la salute dei marinai, di chi lavora in mare. Rende inutilizzabile un'infrastruttura strategica come il porto di Fano, la sua capacità di fare cantieristica, di fare turismo con l'area di Marina dei Cesari, ma soprattutto quella delle centinaia di famiglie che lavorano con la pesca. Io chiedo ufficialmente che la Regione Marche metta questa situazione come un'emergenza da risolvere. Il danno è la beffa, il rischio vero è che il porto di Fano venga chiuso adesso per una questione di sicurezza e quindi, anziché risolvere il problema della navigabilità, si fa prima a chiudere il porto. Questo sarebbe un ulteriore danno e che renderebbe ancora più ridicola la situazione. Io sono stato pochi giorni fa, tra l'altro, ospite di una barca per andare a vedere sul posto cosa succede quando questi marinai vanno a pescare la mattina, e credo che sia indecente che per andare a lavorare uno debba rischiare la vita nel 2015 e nel porto di Fano. E sulla questione porto è intervenuto anche il sindaco di Fano, Massimo Seri. Sentiamo le sue dichiarazioni. Questo sindaco è riuscito a prendere un terzo delle risorse che la Regione ha messo a disposizione per il dragaggio per i sei porti della Regione Marche. E allora questo non è successo per caso, è perché questo signore qua ci ha messo del suo. La politica ha fatto tutto quello che doveva fare, ha detto il sindaco di Fano Massimo Seri, intervenuto sulle barche bloccate al porto di Fano. È un'emergenza che continua e che necessita di un dragaggio importante, e affinché questo avvenga si rivolgerà nuovamente al presidente della regione Luca Ceriscioli. Anche 20 giorni fa ero insieme all'autorità portuale, che ieri mi ha firmato la lettera dove accetta, dà la possibilità di sversare in mare giù di fronte al porto di Ancona. Ci siamo incontrati anche di nuovo con i tecnici della regione, del CNR, perché non dobbiamo dimenticare purtroppo che quando ci sono questioni ambientali le procedure sono lunghissime, la gente dà tutto per scontato. È stato eseguito un mini dragaggio, ha ricordato il primo cittadino, ma ogni qualvolta c'è maltempo con i fanghi che arrivano dal canale si ripresenta lo stesso problema. Ho fatto un piano di dragaggio che dovrebbe vedere un dragaggio di circa 50.000 metri cubi, cosa che non si è mai fatta in questa città, e questo può avvenire soltanto nel mese di settembre, fine mese di settembre.
Buona notizia invece per il porto di Pesaro, dove saranno completati interamente i lavori della banchina A. Mancano gli interventi di asfaltatura per circa 128 metri di lunghezza su 1000 metri quadrati. I lavori partiranno lunedì prossimo e dureranno 3 giorni. In questo modo, spiega il sindaco Ricci, verranno consegnate alle autorità marittime tutte le banchine della Darsena, che diventerà così completamente disponibile e operativa. Parliamo di rifiuti. Il 1° luglio entra in vigore il nuovo calendario per la raccolta dei rifiuti nel centro storico di Fano. Guardiamo insieme che cosa cambierà. Di sabato e domenica non sarà effettuata la raccolta dei rifiuti nel centro storico di Fano e quella dei rifiuti domestici terrà conto dello svolgimento del mercato nelle giornate di mercoledì e sabato. Sono queste le principali novità del nuovo calendario della raccolta dei rifiuti che entrerà in vigore dal prossimo 1° luglio. Il lunedì sarà la volta dell'organico, il martedì dell'indifferenziato. La carta verrà ritirata il mercoledì tranne nei giorni festivi, l'organico e la plastica il giovedì, mentre venerdì verrà raccolto di nuovo l'indifferenziato. Le utenze dovranno depositare contenitori o i sacchetti all'esterno dell'abitazione dalle 19.30 alle 20.45 e chi non avesse ancora ricevuto la vaschetta per la carta o il bidoncino per l'organico dovrà recarsi al centro raccolta differenziata in via Platani nei giorni di martedì, giovedì, venerdì e sabato dalle 7.45 alle 12.30 oppure lunedì e il mercoledì dalle 13.15 alle 18. Perché avete deciso di effettuare questo cambiamento? Venendo incontro alle esigenze dei cittadini, dei negozianti e degli esercenti e soprattutto dei turisti per godere soprattutto nel fine settimana del passeggio lungo le vie del centro. Ci raccomandiamo con gli utenti di esporre il rifiuto negli orari indicati, nei giorni indicati, di non abbandonare il rifiuto e anche in caso di pioggia la raccolta viene effettuata. In questo periodo estivo, siccome abbiamo alcuni temporanei per rinforzare il servizio, ci scusiamo con gli utenti se qualche volta può essere successo che magari il rifiuto non è stato raccolto negli orari o nelle giornate, è stata saltata qualche utenza e li preghiamo appunto a contattare ASET Servizi in modo tale che così possiamo provvedere. Le modifiche apportate sono il frutto di un confronto costante tra gli uffici dell'assessorato all'ambiente e i servizi operativi dell'igiene urbana di ASET SPA al fine di rendere alla città stessa un servizio efficace ed economicamente sostenibile. Come ha precisato l'assessore Mascarin, si è tenuto conto delle varie esigenze degli operatori economici, delle famiglie, dei turisti, dell'igiene e del decoro. Ci permetterà di migliorare anche i risultati di quelle azioni come appunto ad esempio la deratizzazione che il Comune ha già messo in campo. E gli orari e i giorni che avete visto nel servizio saranno disponibili anche sul nostro sito insieme al servizio che avete appena visto, così potrete appuntarveli se li riterrete utili. Rimaniamo in tema di cambiamenti perché il sindaco Seri ha annunciato lo spostamento delle vele pubblicitarie dalla Darsena Borghese. Ha mantenuto la promessa al sindaco di Fano Massimo Seri che oggi ha annunciato lo spostamento delle vele pubblicitarie istituzionali dalla Darsena Borghese. Verranno riposizionate in Viale Romagna, in un terreno di proprietà della provincia di Pesaro Urbino che ha dato l'assenso all'installazione. Il ponte della Liscia, così chiamato, è un biglietto da visita, uno degli ingressi della nostra città e quelle vele onestamente non onoravano quel luogo. Mi ero preso l'impegno di spostarle, ovviamente anche lì ci sono delle procedure. Le abbiamo terminate e lunedì verranno spostate. La Darsena sarà poi ripulita nell'immediato dal ghiaino e dalle erbacce presenti. Nel futuro invece, in base alle risorse disponibili a bilancio, saranno avviati i lavori di riqualificazione e restauro dell'area. Abbiamo avuto delle attenzioni, come l'abbiamo avuto appena arrivati per l'ingresso del comune, dove era indecoroso. Stiamo ragionando per la pulizia delle tombe malatestiane, abbiamo già fatto dei sopralluoghi, abbiamo già trovato una ditta che è disponibile a fare un dono alla città. Ecco, io magari forse dovrei comunicarle più spesso queste cose, però ecco, anche su questo è un bel risultato, soprattutto che qualifica e valorizza i nostri luoghi storici.
E rimaniamo in tema di incidenti stradali molto meno gravi di quello che avete sentito in apertura. Questo pomeriggio sulla statale 16 in località Ponte Sasso all'altezza del distributore Agip una Volkswagen Polo è stata tamponata mentre era ferma per consentire l'attraversamento di alcuni pedoni da una moto Honda di media cilindrata il cui conducente è stato trasportato al Santa Croce senza prognosi dal 118 intervenuto sul posto assieme ai vigili urbani di Fano che hanno fatto i rilievi di prassi. E invece ha perso il controllo in maniera autonoma l'autovettura sulla quale viaggiava un uomo ed è finito in un campo adiacente alla strada. È accaduto questa mattina intorno alle ore 8:30 lungo la statale Adriatica a Ponte Sasso di Fano. Solo tanto spavento per il conducente che per fortuna ne è uscito illeso. Nell'incidente non sono stati coinvolti altri mezzi. Cambiamo argomento. Al centro Itaca di Fano l'Avis ha consegnato il premio Goccia della Fortuna 2015 alla memoria di Lamberto Tonelli, fondatore e presidente della società sportiva Fano Corre. Vediamo com'è andata. Una serata dalla doppia valenza, quella che la sezione Avis di Fano ha organizzato assieme ai suoi associati nella giornata mondiale del donatore. Alla base c'è la condivisione dei valori che da sempre l'Avis porta avanti con Vivi il lato sano dello sport. Ritrovarsi per celebrare le iniziative del collettivo e la consegna del premio Goccia della Fortuna che vuole rappresentare il sommo ringraziamento a coloro che quotidianamente si adoperano per sensibilizzare alla donazione. Il luogo dove la serata ha preso vita è anch'esso carico di simbologia, il centro Itaca di Fano, dove il momento conviviale della serata è stato preceduto da visite guidate alla struttura da parte del presidente. Il vero perno di quello che è l'Avis sono i donatori e noi dobbiamo dire che in questo semestre stanno proprio rispondendo in maniera generosa con le tante donazioni e quindi è questo che fa sì che la nostra attività quotidiana di impegno, perché comunque viene dedicato del tempo libero di tutti, e questo viene ampiamente ripagato da questa generosità dei donatori. Il premio Goccia della Fortuna in memoria di Lamberto Tonelli è stato consegnato alla famiglia di Lamberto dall'assessore al comune di Fano Marina Barnini. Questa grande associazione che è l'Avis, grazie. Nella chiesa di Caminate, domani alle ore 18, verrà celebrata una solenne eucaristia presieduta dal vescovo della diocesi di Fano, Fossombrone Cagli, in occasione del 50° anniversario di sacerdozio di Don Alessandro Pierotti. Dal 27 giugno al 9 luglio Leonardo Caimmi espone le sue opere nella Sala San Michele in via Arco d'Augusto a Fano. La mostra dal titolo 45 anni illustrerà il percorso pittorico e le varie tecniche sperimentate in questi anni da Caimmi fino alle ultime opere. L'inaugurazione si terrà sabato 27 alle ore 17 con la partecipazione del professor Alberto Berardi. E oggi le telecamere della RAI erano in piazza 20 settembre a Fano e sono state riprese le eccellenze della nostra città. Vediamo che cosa è successo. Sulle note della musica arabita piazza 20 settembre è diventata per qualche ora un luogo del gusto, dei sapori e della tradizione in cui sono stati allestiti spazi per rappresentare la buona cucina, i prodotti tipici, i sapori e l'artigianato. Dopo una giornata di protagonismo all'Expo di Milano, la città della fortuna ha potuto mettere nuovamente in mostra le eccellenze del territorio. Il comune di Fano è stato scelto infatti per girare una puntata del nuovo programma RAI Mezzogiorno Italiano con l'inviato da Serena Magnanesi. Quest'anno ragazzi non ci danno pace, sono ben felice di dirvi direttamente da piazza 20 settembre, oggi Fano di nuovo sulle telecamere di Rai 1, collegati con l'Expo, ma soprattutto abbiamo rappresentato il nostro carnevale con le date e gli appuntamenti per il 2016 e le nostre eccellenze del territorio.
una mattinata favolosa per esportare finalmente fuori le mura la nostra Fano, città della fortuna. Presenti diversi produttori, volti noti fanesi, il maestro pasticcere Ceresani che ha dedicato una torta all'Expo, ma anche il gruppo storico La Pandolfaccia e la banda più strampalata della città. E che dire, un grazie, grazie, grazie grande di cuore alla Musica Rabita che ci ha detto sempre di sì ed è stata con noi a vincere questa scommessa di essere presenti all'Expo, sia a Milano, sia a Urbino e adesso direttamente dalla nostra città. Musica maestro! E vorrei ricordare anche ai nostri telespettatori che con la Rabita e il suo complesso ogni festa è un successo. Ecco, in piazza quindi radunato il meglio del meglio. Ed ora in chiusura parliamo di sport, di calcio e quindi di Alma Juventus, perché è notizia di poche ore fa sono arrivate delle delucidazioni riguardo alla cifra che le squadre dovranno portare per fare il salto di categoria. Ci dice tutto Sergio Catalani. Sì Lino, buonasera a te e buonasera a tutti i telespettatori di Fano TV. È una notizia proprio dell'ultima ora, praticamente è giunta in redazione pochissimi minuti fa. È ufficiale dal Consiglio Federale di oggi la cifra che le squadre che vorranno inoltrare domanda di ripescaggio in Lega Pro dovranno sborsare. Oltre alla fideiussione di 600.000 euro, la fideiussione bancaria, ci sarà anche a corredo appunto della fideiussione anche una cifra che c'è chi la chiama fondo perduto, chi la chiama tangente, tanto per usare una parola forte, per loro signori del Palazzo della Lega, che è stimata intorno alle 500.000 euro, quindi soldi cash che naturalmente i presidenti delle società in questi tempi di mera crisi dovranno sborsare per garantirsi praticamente l'accesso nel piano superiore. Naturalmente Gabellini, come tanti altri presidenti delle squadre ripescabili dalla Serie D alla Lega Pro, faranno spallucce di fronte a queste cifre e quindi per l'Alma si profila un altro campionato, magari di levatura importante, una Serie D a vincere, ma comunque una Serie D. Ebbene, con quest'ultima di sport è tutto per questa sera, per questa edizione di Occhio alla Notizia. Grazie per essere stati in nostra compagnia, buon proseguimento di serata e arrivederci.